Ciao a tutti e bentornati in un mio nuovo video. Oggi vi spiegherò come utilizzare le floppy board con Arduino IDE. Questo tutorial è espandibile anche per tutte le schede che montano un STM32, quindi può essere utile anche per chi di voi utilizza le Nucleo Board, le Blue Pill o le Black Pill. Buona visione! Le floppy board, come anche detto nei vecchi video, si possono programmare con Arduino IDE. Questo ci permette di creare dei programmi molto più velocemente, sia perché siamo già abituati a programmare le schede come Arduino Uno, sia perché ci possiamo appoggiare alle infinite librerie create dalla community. Per farvi un esempio, il firmware per il robot cingolato fatto in precedenza l'ho programmato proprio con Arduino IDE. Quindi si può fare veramente di tutto. Detto questo, possiamo passare al tutorial vero e proprio. Per poter programmare le nostre schede che utilizzano un STM32, dobbiamo seguire questi passaggi. Prima dobbiamo aggiungere il supporto per i microcontrollori STM32 all'IDE, poi installare STM32 Cube Programmer, abilitare il pulsante Boot, poi passiamo alla creazione di un progetto e selezioneremo il micro corretto, alla fine faremo un esempio di utilizzo e faremo l'upload del firmware. Quindi, come prima cosa, dobbiamo aggiungere il supporto per i microcontrollori STM32. Apriamo l'IDE Arduino, entriamo in File e poi Preferenze. Qui, sulla casella di inserimento, nominata URL aggiuntive per gestione schede, aggiungiamo la seguente stringa. Ve l'ho lasciata anche qui sotto nella descrizione. In pratica, questa stringa permette al gestore delle schede di Arduino IDE di pescare i vari file necessari per poter programmare i diversi microcontrollori. Nel nostro caso gli STM32. Quindi ora diamo l'ok, apriamo il gestore schede andando qui a sinistra per chi usa l'IDE versione 2.0 in su, oppure andando su strumenti, scheda, gestore schede per chi ha altre versioni. Sulla barra di ricerca cerchiamo STM32 e installiamo questo qui. Con questo passaggio stiamo installando tutti i file necessari per poi compilare e infine caricare il firmware nei nostri microcontrollori. L'installazione potrebbe durare un po', in quanto il pacchetto è un po' pesantino. Finita l'installazione, abbiamo preparato tutto nel nostro IDE per poi programmare. Il successivo passo è quello di installare il software chiamato STM32 Cube Programmer, che è necessario per poter caricare il firmware ai micro, o via ST-Link o via bootloader integrato UART come nel caso delle floppy board 3, o USB direttamente come altri STM più avanzati. Per scaricarlo aprite il link che vi ho lasciato in descrizione, vi porterà in questa pagina di download. Premete su Get Latest, accettate le condizioni e poi, per procedere al download, vi chiederanno di effettuare il login o di registrarvi se non avete già un account sul sito ST. Quindi accedete o registratevi e poi vi farà partire il download. Una volta terminato il download, sono circa 200 MB, aprite il file zip ed installate il programma. L'installazione è guidata, non c'è nulla di particolare, basta seguire le istruzioni date. Mi raccomando, installate tutto quello che vi viene richiesto, anche i driver USB. Il prossimo passaggio è necessario solo per i microcontrollori nuovi. In pratica dobbiamo attivare il pulsante Boot 0. Bisogna fare ciò perché negli MCU nuovi hanno come impostazione di default il valore del bit Boot 0 a 0. Ma noi, per poter far partire il bootloader integrato nell'STM32, dobbiamo averlo a 1. Quindi, facendo la seguente procedura, possiamo dire al microcontrollore di assegnare il valore al bit in base al valore logico del segnale del pin PA14, ovvero boot 0. Mi raccomando, fate attenzione e seguite alla lettera le indicazioni che vi do, perché ora andremo a modificare i registri interni al microcontrollore e se si modificano quelli sbagliati, possiamo bloccare il microcontrollore stesso. Nel caso abbiate comprato una floppy board già montata dalla mia pagina Ko-fi, questa impostazione l'ho già modificata io, quindi potete passare al capitolo successivo del video. In caso contrario, come prima cosa, apriamo il software STM32 Cube Programmer che abbiamo appena installato. E se non abbiamo mai caricato nessun file sul microcontrollore, e ovviamente stiamo utilizzando una floppy board, va selezionata la modalità di connessione UART. Altrimenti, se si è già caricato un firmware oppure semplicemente volete utilizzare direttamente l'ST-Link, potete selezionare appunto ST-Link. In base alla vostra casistica, collegate o la floppy board al PC col cavo USB oppure collegate un ST-Link al PC. Una volta collegato il tutto e selezionata la modalità di connessione con l'annessa porta, cliccate su Connetti.
Se avete fatto correttamente, qui in fianco dovrebbero uscire i valori letti dalla memoria flash del micro. Ora andiamo sul pulsante OB, qui a sinistra, poi User Configuration e togliamo la spunta su N Boot Cell. Qui in fianco vediamo che, come detto prima, stiamo dicendo al microcontrollore di assegnare al valore del bit boot 0 il valore logico del pin fisico boot 0. Ora premiamo su Apply. Se la scrittura delle impostazioni è andata a buon fine, dovrebbe uscire questo messaggio con su scritto Option Byte Successfully Programmed, ovvero che la scrittura dei byte, opzione, è stata fatta correttamente. Se si vuole fare doppio check, possiamo provare a premere il pulsante Read e controlliamo che non ci sia la spunta sulla casella N Boot Cell. Anche l'impostazione dei nuovi microcontrollori è stata fatta. In questo punto non mi sono dilungato troppo e vi ho spiegato solo la procedura per attivare il pin fisico per poter usufruire del bootloader. Fatemi sapere nei commenti se vi può tornare utile un video dove vi spiego come poter attivare il bootloader di qualsiasi microcontrollore STM32. Ne approfitto e vi ricordo di mettere un like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdervi i futuri video. Così mi aiutate a far crescere questo canale. In descrizione vi lascio come sempre il link ai miei social dove potete seguire tutti gli aggiornamenti sui miei progetti. Tornando al video, ora rimane solo spiegarvi come creare un progetto nell'Arduino IDE. Come al solito basta andare su File e cliccare Nuovo Sketch. Ora, prima di incominciare a scrivere il codice, dobbiamo impostare il corretto microcontrollore che stiamo utilizzando. Quindi andiamo su Strumenti, Scheda, STM32 Board Group e scegliamo la famiglia STM32 che stiamo usando. Nel mio caso sto utilizzando una floppy board 3, quindi seleziono Generic STM32G0 Series. Poi, ancora su Strumenti, Board Part Number, scegliamo il preciso nome del microcontrollore. Se state utilizzando una floppy board potete avere la versione da 32 KB di flash e quindi selezionare Generic G030F6PX. Altrimenti, per la versione da 64 KB di flash, selezionate Generic G031F8PX. Se invece state utilizzando un altro tipo di microcontrollore o scheda, selezionate quello giusto per il vostro caso. Ora, sempre su Strumenti, su Upload Method, selezioniamo STM32 Cube Programmer Serial, se stiamo usando una floppy board 3 direttamente con la USB. Altrimenti, se volete usare l'ST-Link, selezionate STM32 Cube Programmer SVD. Ultima cosa da modificare sarà l'ottimizzazione del codice, che anch'essa si trova su Strumenti, Optimize. Qui selezioniamo Smallest-OS with LTO, perché facendo qualche prova ho notato che è l'opzione che occupa meno spazio. E finalmente siamo pronti a scrivere il codice. Ora facciamo qualche piccolo esempio di utilizzo di un pulsante, l'ADC, il LED integrato della floppy board 3 e la comunicazione seriale con il PC. Sulla floppy board si possono utilizzare tutti i pin come porte digitali in ingresso e in uscita, ma non tutti sono utilizzabili come porte d'ingresso analogiche e nemmeno un'uscita analogica. Quindi, per sapere quale pin utilizzare per le funzioni speciali, chiamiamole così, dobbiamo andare a vedere lo schema di pinout che ho realizzato e caricato su GitHub. Potete trovare il link sotto in descrizione. Sul programma ho definito i tre pin che ho scelto in base alle loro funzioni. Il LED integrato della floppy board è collegato al pin PC15, che è la porta digitale normale, come anche il pin del pulsante. Ho scelto la porta PA14, che è già collegata al pulsante integrato della floppy board, però ho aggiunto un pull-down esterno perché non è presente nella scheda. Invece il pin del potenziometro basta guardare sull'immagine e cercare un pin con scritto ADCN e impostare il pin corrispondente. Ad esempio, io ho scelto ADC4, quindi il pin PA4. Poi, come al solito, sul void setup si utilizza la funzione pin mode per impostare i vari pin in entrata o in uscita. Invece, per attivare la comunicazione seriale UART si usa serial begin e successivamente le funzioni serial setTX PA_9 e serial.setRX PA_10. Per dire all'IDE quale pin usare per la UART, in quanto c'è più di una combinazione possibile, ma questa è quella che dobbiamo utilizzare in base alle connessioni fatte sulla floppy board. Nel void loop, ovvero il ciclo che poi viene ripetuto all'infinito, ho semplicemente scritto un codice che accende l'user LED quando viene premuto il pulsante
e dopo aver letto il segnale analogico con un analog grid, ho stampato il valore sul monitor seriale. Come vedete, il codice è come quello che si usa con le schede Arduino, solo con alcuni accorgimenti come la scelta dei pin guardando il pinout. E ora ci resta solo caricare il firmware sulla floppy board. È molto semplice. Come prima cosa dobbiamo collegare la floppy board al PC e poi premere in contemporanea il pulsante Debut BT0 e Reset RST e poi rilasciare prima il Reset e poi il Boot. In questo modo la floppy board entra nel bootloader ed è pronta per ricevere il firmware. Ora selezioniamo la porta COM corretta sull'IDE, andando su Strumenti e su Porta selezioniamo quella corrispondente alla floppy board. Premiamo sul pulsante Carica e attendiamo finché non esce la scritta Caricamento completato in basso a destra. Ed ecco qui, ora la floppy board sta eseguendo il firmware che abbiamo appena creato. Infatti, quando il pulsante è premuto, il LED si accende e sul monitor seriale compare il valore letto del potenziometro. Il tutorial è terminato qui. Se avete domande o curiosità, non esitate a lasciare un commento. Vi rispondo con molto piacere. Se volete avere anche voi una floppy board, le ho rese open source. Infatti, sul link GitHub che trovate in descrizione, trovate tutti i file per replicarle. Se ne volete qualcuna già montata o se volete dei kit, dei componenti pronti da montare, potete passare sulla mia pagina Ko-fi e ordinarne qualcuna. Avete varie opzioni, scegliete quella che fa a caso vostro. Vi ringrazio e alla prossima! È Natale e mi hanno regalato una cosa nuovissima per i video. Ormai che c'ero, mi sono fatto anche il case. Prossimi video verrà utilizzato il microfonino wireless. Bellissimo, funziona anche molto bene, devo dire. Quindi nei prossimi video faremo un test e vedremo come funziona. Non mi saprete dire voi se si sente meglio o peggio dei video che sto editando. Grazie.